Ricorrono i 30 anni della morte di Falcone. Secondo lei cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa in questi lunghi 3 decenni? Beh, sicuramente è cambiato molto. Innanzitutto, dopo le stragi, la repressione che ha portato avanti lo Stato nei confronti dell'organizzazione Cosa Nostra è stata straordinaria, tanto che le mafie hanno modificato le loro modalità di azione. Non più una strategia stragista o di violenza, ma soprattutto una strategia della sommersione. È vero che esistono aree nelle quali la criminalità ancora si muove con modalità violente, ma sono quelle aree nelle quali ancora non ha radicato il proprio potere, quindi ha bisogno per conseguirlo di utilizzare ancora quelle forme. Ma è anche vero che oggi la criminalità si è portata su altre direzioni, soprattutto nelle attività economiche che rappresentano lo strumento per il reinvestimento dei grandissimi proventi che provengono dal traffico di sostanze stupefacenti, come dai traffici criminali che vengono gestiti dalle organizzazioni. Credo poi che si è raggiunto un livello di specializzazione da parte delle forze di polizia e della magistratura che ha consentito di portare avanti con forza il contrasto alle mafie. Oggi selezionare, monitorare le attività economiche, individuare quelle nelle quali le mafie hanno reinvestito e quindi la camorra è presente, è un'attività di altissima specializzazione e che è stata possibile proprio grazie all'esperienza, all'approfondimento, alla coesione delle forze di polizia, all'utilizzazione di tutti gli strumenti utili per conseguire questo obiettivo. Dottore, in provincia di Napoli ci sono decine di comuni sciolti per infiltrazione, anche a pochi chilometri c'è Torre Annunziata, Castellammare. C'è un problema di selezione di classe dirigente su questo territorio? È la selezione a monte che deve essere molto più seria e approfondita. Se anche lontanamente si sospetta che qualcuno possa essere legato alla camorra o alle mafie, certamente non è possibile portarlo alle elezioni e fare in modo che questo qualcuno diventi il sindaco, un assessore, un consigliere comunale, un consigliere regionale o addirittura un parlamentare. Bisogna che la politica intervenga e selezioni seriamente i propri uomini. In alcuni casi sono gli stessi comuni sciolti e vengono sciolti nuovamente. C'è probabilmente anche un limite dell'attuale normativa rispetto agli scioglimenti? È necessario guardare i comuni. Nel momento in cui vengono sciolti ripetutamente è evidente che non è solo un problema della compagine comunale, ma è un problema di condizionamento e intimidazione forte, per cui anche cambiando i soggetti che in quel comune portano avanti con a volte impegno resta il condizionamento e l'intimidazione e probabilmente bisognerebbe intervenire con un prefetto o con un commissario prefettizio che assicuri e garantisca una sorta di rispetto delle regole. E questo può avvenire anche accompagnando la compagine eletta, ma fare in modo che si rafforzi la misura attraverso la quale la compagine eletta possa portare avanti il comune. In questo modo si riuscirebbe anche a tutelare gli eletti e fare in modo che il sindaco e gli assessori possano gestire la cosa comune anche attraverso una sorta di verifica, una sorta di sostegno da parte di un commissario prefettizio.